A Rainbow Warrior, la nave simbolo di Greenpeace, è qui in Italia per un lungo tour che ci porterà lungo tutte le coste del paese. Porteremo un messaggio molto chiaro, esplicito, semplice: consegnare quanto prima al passato le fonti fossili e puntare con convinzione, con investimenti, sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza energetica che possono garantirci sviluppo, occupazione, salvaguardia del clima e dell'ambiente. Del nucleare possiamo fare a meno. Ci sono grandi economie, non ultima la Germania, che stanno pensando a una vera rivoluzione energetica, a uno scenario in cui noi avremo un sistema fatto quasi interamente di fonti pulite. Oggi in Italia un mix sostanzialmente di idroelettrico, solare, eolico garantiscono già circa il 40% dei consumi finali di elettricità. Se solamente 10 anni fa avessimo previsto qualcosa del genere, sicuramente ci avrebbero dato dei visionari. Invece la realtà è questa e le fonti rinnovabili saranno in grado di garantire sempre di più. Nemici in quanto tali Greenpeace non ne ha mai, siamo pacifisti e non violenti, al più abbiamo avversari. Dopodiché noi negli ultimi anni, specie in Italia, abbiamo fatto molta campagna contro l'Enel, perché diciamo è l'azienda che più di ogni altra fa ricorso al carbone, è la prima tra le fonti fossili di cui dobbiamo sbarazzarci. Circa il 40% delle emissioni globali di gas serra, che sono diciamo la causa del cambiamento climatico, vengono dal carbone. Oggi Enel ha un management nuovo, noi siamo diciamo molto curiosi e anche moderatamente ottimisti, e vediamo cosa accadrà. La politica, le istituzioni in Italia non giocano un ruolo di avanguardia. Il cambiamento climatico purtroppo non è uno dei temi all'ordine del giorno nell'agenda dei media, ugualmente non lo è l'inquinamento e il danno sanitario che viene dalle infrastrutture energetiche fossili, dalle centrali a carbone, dalle trivellazioni in mare per estrarre petrolio, dalle trivellazioni a terra. Sono tutte cose sulle quali stiamo puntando troppo poco la nostra attenzione. C'è diciamo bisogno di una scossa, noi ci proviamo a darla con le forze che abbiamo a disposizione, anche al sistema politico e non ultimo al sistema dell'informazione. Like Pharaoh's tribe, they'll be drowned in